Ciao ragazzi, ho deciso di realizzare questo secondo video sull'integrazione per sostituzione perché mi sono arrivate diverse richieste in merito alla questione del dx e del dy, devo o non devo ricavare la x quando sostituisco, eccetera, eccetera. E quindi ho deciso di dedicare i primi 2 minuti di questo video a chiarire questa questione. Dopodiché vedremo alcuni esempi un pochino più complicati rispetto a quelli che abbiamo trattato nel video precedente, che se volete era più introduttivo. Cominciamo con l'occuparci del discorso del dx piuttosto che non del dy che mi avete chiesto in moltissimi, ragazzi. Allora, per capire la faccenda consideriamo questo integrale che avevamo discusso nel video precedente. Se vi ricordate avevamo detto che si può fare per sostituzione nel modo classico, ovviamente la sostituzione qui è y uguale e alla x, perché vedete c'è un e alla x fastidioso che compare in giro per il nostro integrale, e quindi uno otteneva dy uguale e alla x dx, andava a sostituire, quindi vedete qui sopra ci compariva il dy, e invece qui sotto avevamo semplicemente e alla 2x che era e alla x al quadrato e quindi y quadrato e poi più 1. L'integrale diventava immediato, dava arcotangente di y più c e quindi tornando nella variabile x, arcotangente di alla x più c. C'è però un'alternativa a questo metodo. La partenza è la stessa di prima, vedete? Uno chiama y uguale e alla x perché e alla x è l'oggetto fastidioso, no, che compare nell'integrale. Dopodiché però, prima di ricavare il dy, prima cioè di differenziare, uno libera la x, cioè inverte la sostituzione in modo da ricavare x in funzione di y. E in questo caso, vedete, ci veniva che x è uguale al logaritmo naturale di y. A questo punto uno passa a calcolare il differenziale e quindi gli viene che dx sarà uguale a che cosa? Alla derivata, no? In questo caso del logaritmo naturale di y, che ci dà 1 su y e poi per dy. Se uno adesso va a sostituire, cosa ottiene, ragazzi? Integrale di. Vedete che l'e alla x qui sopra diventa una y. Tutto ciò fratto e alla 2x, che quindi diventerà y quadro e poi più 1. E a questo punto, al posto del dx, ci siamo, andiamo a mettere 1 su y dy. E se ci fate caso, alla fine uno riottiene esattamente quello che aveva ottenuto prima, perché vedete ci sono comparse due y, una sopra e una sotto, che possiamo semplificare tra loro. E quindi si ritorna esattamente allo stesso punto dove eravamo prima, cioè all'integrale di dy diviso y quadro più 1. E questo chiaramente deve dare lo stesso risultato di prima, ci siete? Infatti i metodi sono assolutamente equivalenti e quindi uno chiude come prima dicendo che il risultato è uguale all'arcotangente di alla x più c. Cosa è cambiato? Pensiamoci un attimo. Qui abbiamo ricavato subito dy, cioè una volta presa la sostituzione uno differenzia e trova che dy è uguale a qualcosa con dentro x per dx. Se invece dopo che avete fatto la sostituzione, no, avete deciso qual è il vostro cambio di variabile, decidete prima di ricavare la x, allora poi quando differenziate troverete che dx è uguale stavolta a qualcosa con dentro y, in questo caso 1 su y, ma altre volte sarà qualcos'altro, no? Per dy. A questo punto, ragazzi, capito che entrambi i metodi funzionano e sono corretti e forniscono lo stesso risultato, uno si chiede quale convenga utilizzare, no? E la risposta secondo me è la seguente. Quando potete, utilizzate il primo sistema. Perché dico questo? Perché confrontate il numero di passaggi fatti sopra e fatti sotto. Vedete che sotto abbiamo un passaggio in più quando prepariamo, no, gli elementi preparatori per la sostituzione, perché dobbiamo ricavarci la x, facciamo uno step in più. Dopodiché vedete che si genera un pezzo che poi va via. Cioè aggiungiamo una y che poi togliamo perché si compensa con l'1 su y. Quindi per metterla e poi toglierla forse valeva la pena a questo punto non metterla proprio, no? E fare direttamente il metodo 1 se volete. D'altra parte, ragazzi, anche il metodo 2 presenta un suo piccolo vantaggio. Perché vedete, vi esce naturalmente il dx, quindi quando andate a sostituire il dx ce l'avete già pronto. Viceversa, se fate il metodo 1, il dy non è già pronto da sostituire. Dovete prendere il vostro integrale, guardarlo bene e andare a cercare lì dentro dov'è il dy. Quindi, morale della favola, quando non ci sono problemi a trovare il dy, secondo me vi conviene utilizzare il primo sistema, perché in generale è più veloce, genera meno conti e quindi in definitiva è più difficile sbagliare.
Quando invece il dy non è evidente, come in questo caso dentro l'integrale, diciamo così, è nascosto bene, allora è meglio usare il secondo metodo che vi fornisce direttamente il dx. Vi faccio notare che per usare il secondo metodo però deve essere possibile ricavare la x, e questo non è sempre scontato. Vediamo adesso alcuni esempi più avanzati di integrali da risolvere per sostituzione. E cominciamo con questo. Integrale di seno alla quarta di x per coseno al cubo di x in dx. Cosa sostituireste, ragazzi? Beh, vedete che c'è un seno e c'è un coseno, quindi fondamentalmente uno dei due sarà quello che dobbiamo sostituire. In questo caso io direi che ci conviene sostituire il seno. E quindi da una parte mi preparo gli ingredienti per la sostituzione, no? Quindi direi che ci chiamiamo y uguale seno di x. A questo punto dy sarà uguale a coseno di x, perché dobbiamo derivare questo, vi ricordate, per dx. E prima di andare a sostituire ci conviene fare anche un'altra cosetta, ragazzi, che è, vedete quel coseno al cubo lì è un po' fastidioso, ci conviene riscriverlo come coseno al quadrato di x per coseno di x, e poi naturalmente c'è il dx. E perché facciamo questo? Perché vedete che a questo punto questo pezzo diventerà direttamente il nostro dy. Se quindi andiamo a sostituire, ragazzi, cosa otteniamo? Integrale di, allora, al posto di questo pezzettino qua, uno ci mette dy, è d'accordo. Dopodiché, al posto di seno alla quarta di x, che cosa sostituiamo? Vedete che qui c'era seno alla quarta, abbiamo detto che il seno è y, e quindi quel pezzettino lì diventerà y alla quarta. Ci resta da capire chi è il coseno al quadrato di x. Però, se vi ricordate l'identità fondamentale della goniometria, al posto di coseno al quadrato possiamo pensare a un 1 meno seno al quadrato, tanto le due cose sono uguali. E 1 meno seno al quadrato, alla luce della nostra sostituzione, diventerà 1 meno y al quadrato. Da qui in poi, ragazzi, le cose sono molto semplici, quindi salto un po' di passaggi. Comunque li trovate tutti scritti qua, si tratta semplicemente di integrare delle potenze, la cui integrazione è immediata, e poi alla luce della sostituzione ritornare, no, nella variabile x. Consideriamo ora quest'altro esempio, ragazzi. Integrale di x meno 1 fratto 1 più radice di x in dx. Allora, cosa sostituireste questa volta? È chiaro che l'oggetto più scomodo qui dentro è radice di x, no? Visto che gli 1 non danno fastidio e la x nemmeno, uno va a sostituire radice di x. E cosa succede? Vedete che io chiamo y uguale radice di x. Se cerco di calcolarmi il dy, mi viene 1 fratto 2 volte radice di x in dx. E questo è giusto, però vedete che è difficile trovare questo pezzettino 1 fratto 2 volte radice di x all'interno di questo integrale qui. E quindi questo è uno di quei casi, ragazzi, dove ci conviene usare il metodo 2, cioè l'alternativa che abbiamo visto prima. E quindi uno cosa dice? Ma se y è radice di x, allora x deve essere uguale a y al quadrato. E a questo punto dx sarà uguale a 2y dy. Quindi ricordatevi che quando ricavate la x, allora fate il dx, dovete derivare però rispetto ovviamente alla variabile y. Se uno adesso va a sostituire ottiene subito questa cosa qui, dove vedete il nostro dx è diventato 2y dy, come deve essere, no, in base a questa sostituzione. E quindi facendo i conti questo cosa diventa? Vedete che se uno scompone al numeratore gli compare un oggetto che può essere semplificato con sotto, infatti c'è un y più 1 che va via con l'y più 1 sotto, e quindi cosa ci resta, ragazzi? Abbiamo un 2y per y, quindi ci resta l'integrale di 2y al quadrato in dy, a cui dobbiamo sottrarre, se spezziamo qui, no? L'integrale di 2y in dy. Questi sono immediati, e che cosa otteniamo, ragazzi? 2 terzi per y al cubo, meno y al quadrato, e poi naturalmente più c, se vogliamo rendere conto che stiamo cercando una generica primitiva. E se torniamo, no, nella variabile x, questo diventa 2 terzi per radice di x, il tutto elevato al cubo, meno x più c. Vi faccio poi notare, ragazzi, che volendo c'era anche una scorciatoia, nel senso che se uno fattorizzava subito il numeratore riscrivendolo come radice di x meno 1 per radice di x più 1, in altre parole vedendo questo oggetto come una differenza di quadrati, no? E poi uno semplificava,
quello che otteneva è che l'integrale di partenza era equivalente all'integrale di radice di x meno 1 e da qui si arrivava immediatamente al risultato. Vi faccio anche notare, ragazzi, che gli integrali dove compaiono delle radici in giro per i numeratori e i denominatori sono quelli dove di solito conviene quasi sempre ricavare la x nella sostituzione e andare in cerca del dx, d'accordo? Quindi fanno parte di quella tipologia di integrali che secondo me vi conviene fare con la seconda alternativa che abbiamo visto, quindi con il metodo 2, se vogliamo chiamarlo così. Per concludere vediamo quest'ultimo esempio, ragazzi, che ci chiedeva di calcolare l'integrale di x fratto la radice di x meno 1, il tutto in dx. Qui chiaramente tra x e la radice e il denominatore l'oggetto che sembra fastidioso è la radice sotto. Io decido in questo caso di sostituirla per intero, quindi chiamo y uguale alla radice di x meno 1. In questo caso cosa si ottiene, ragazzi? Dy viene uguale a 1 fratto 2 volte la radice di x meno 1 per dx, perché la derivata della radice è 1 fratto 2 volte la radice, poi dovremo moltiplicare per la derivata di quello che c'è dentro, ma è 1, e quindi otteniamo questa cosa qui. A questo punto uno si accorge di che cosa, ragazzi? Che questo pezzo dx con la radice di x meno 1 al denominatore è lo stesso che ci compare qui, no? Nel differenziale. E quindi al posto di quel pezzo lì cosa andiamo a mettere, ragazzi? Vedete che non è proprio dy perché c'è questo 2 da aggiustare che salterebbe di qua e quindi sarà 2 dy. Questo è il pezzettino verde per capirci. Ci resta da sistemare la x però. Come facciamo a capire che cosa va messo al posto della x qui? Beh, l'idea è che chiaramente dobbiamo usare la sostituzione e far saltare fuori x da lì. E per fare questo ricaviamocela, basta elevare al quadrato, no? Qui ci viene x meno 1, da cui salta subito fuori x uguale a y al quadrato più 1. E quindi avremo, ragazzi, che al posto della x basterà sostituire y al quadrato più 1. Da qui in poi, ragazzi, la faccenda è semplice perché si tratta di integrare delle potenze e una volta arrivati in fondo, se uno vuole, può fare un po' di abbellimenti estetici raccogliendo il 2 e la radice e il risultato finale che si ottiene è questo che vedete qui. Naturalmente, ragazzi, se uno voleva usare la seconda alternativa e quindi una volta arrivato alla x qui, invece che ricavare dy, ricavarsi il dx, lo poteva fare e si arrivava naturalmente allo stesso identico risultato. Quindi nonostante ci fosse la radice, io questa volta ho preferito usare il metodo 1, la variante diciamo che trovo più rapida, perché vedete era evidente chi fosse il dy, cioè lo si capiva facilmente, no? Se però una volta che avete fatto la sostituzione con la vostra radice, come accade spesso, il dy poi non è così facile da vedere dentro l'integrale di partenza, allora usate la seconda alternativa, vi ricavate la x e poi dx a partire da essa. Chiaramente si arriva allo stesso identico punto di prima ed entrambe le strategie sono ugualmente legittime. E con questo, ragazzi, direi che ho finito. Spero davvero di essere riuscito a farvi un po' capire quali sono i due diversi approcci che uno può mettere in campo quando procede per sostituzione. Se vi sono rimaste delle domande, anche semplici, non fatevi problemi a mettermele nei commenti qui sotto, vi risponderò il prima possibile. E come sempre, se avete trovato utile questa video lezione e vi è piaciuta, ricordatevi di mettere mi piace e di iscrivervi al canale. All'interno di quest'ultimo troverete moltissimi altri video. A presto!